si comincia a sospettare che vi siano elementi di totalitarismo. Il totalitarismo è l'uomo ha una dimensione. Questa una dimensione può essere il fatto che tutta la realtà è sussunta dentro l'idea, ideologia, totalitarismo, tutta. Oppure questa una dimensione può essere il fatto che tutta la realtà è schiacciata nell'immanenza con totale ablazione della trascendenza. Cioè la tesi secondo la quale esiste un granello di verità in questo mondo, non c'è bisogno di andare a cercare da un'altra parte, questo granello di verità è noto soltanto ai conoscitori, cioè agli gnostici, i quali, poiché conoscono essi soli questo granello di verità, si sentono titolati a governare totalitariamente questo mondo. Credo che esiste un qualche cosa che schiaccia l'uomo, lo disarticola, gli toglie complessità. E questo qualche cosa c'è nelle posizioni, nelle prestazioni politiche non liberale-occidentali. Prima di tutto, non liberali occidentali, per cui loro sono l'ideologia. Noi siamo i buoni, loro i cattivi, noi la verità. Ma al tempo stesso si insinua quasi inevitabilmente l'idea che, beh, anche noi non è che siamo tanto metafisici, anche la nostra società crede di potersi salvare da sola. Fegelin o Arendt, anche la nostra società è tutta centrata sul lavoro e sulla tecnica. Per cui si riproduce qui quello che capita nella scuola di Francoforte, cioè che si elabora una potente critica del fascismo, del comunismo, anche del comunismo, già durante la guerra, il saggio di Horkheimer sullo Stato autoritario del 1942, e si lavora per l'OSS. Per insegnare agli americani che cosa stanno combattendo. Gli americani, come gli inglesi, hanno creduto sostanzialmente per tutta la guerra di combattere contro il militarismo prussiano. E questi qui a spiegargli non c'entra niente il militarismo prussiano. Il nazismo è democratico, non è aristocratico, non è autoritario repressivo, è un'altra bestia, è fatto in un altro modo. Churchill non lo capì mai. Cioè ci pensava di fare la guerra contro Guglielmo II. Gli americani, militarismo prussiano. E questi, no, è diverso, no, è diverso. Qui c'è il consenso. Questi sono riusciti a pescare qualche cosa di torbido nell'anima umana. Non adoperano la repressione per governare, adoperano il sadomasochismo. Guglielmo II non adoperava, ti prendeva bastonate e basta. E secondo messaggio, occhio che voi ci assomigliate molto, cosa che viene fuori quando nel dopoguerra alcuni tornano in Germania e Marcuse resta là e gli scrive l'uomo nella dimensione. Ma sì, non c'è il sistema terroristico del nazismo, ma il risultato è lo stesso, cioè masse guidate dal desiderio politicamente ed economicamente indotto. Masse di persone frustrate e infelici che si appagano con un po' di benessere e con un po' di violenza su qualcuno. Questi uscirono sconvolti dai loro sondaggi sopra l'antisemitismo, dai loro sondaggi sopra l'autoritarismo, scoprendo che il lavoratore maschio, bianco, povero del sud degli Stati Uniti ragionava come un nazista.